Ciao a tutti ragazzi, sono Logitech e bentornati nel mio canale. Siamo di nuovo qui con War Thunder e direi di iniziare una bellissima partita. Questa volta però voglio provare una battaglia storica. Di solito ho sempre giocato in arcade quando ho fatto i video per voi per YouTube. Stavolta proviamo con battaglie storiche. Abbiamo una novità. Ho comprato il BF109 F4 Trop. Perché? Se vi ricordate, stavo usando questo qui, il DO qua, però sono riuscito a sbloccare praticamente tutto, munizioni, armi, equipaggiamenti vari, però non mi trovo. È buono come resistenza e potenza di fuoco, ma non ha mandorla abilità e quindi non puoi fare un cazzo. Allora ho deciso di spendere un po' di soldini, vabbè, e ho preso la variante dell'F4, ho preso l'F4 Trop e l'ho messo al posto del Dornier. L'ho messo qui, lo sto ora un po' potenziando, come potete vedere ho già sbloccato qualcosina, sto ricercando i proiettili offensivi da 20 mm, poi farò questi qui, sistemerò qua, dopo alla fine lascio sempre questi qui di solito, non vedo l'ora di sbloccare anche le sospensioni R1 qua. Perfetto, devo anche aumentare un bel po' il livello dell'equipaggio perché se guardate con gli altri aerei, 336, 336, 336, qui siamo a 291, quindi siamo dietro i 40 punti circa, devo usarlo un bel po'. Qui col bombardiere, vabbè, lo uso pochissimo, è uno slot inutile. Poi ho scoperto una cosa che mi ha fatto girare i coglioni, io ho perso centinaia di punti a migliorare queste cose qui degli aerei, non servono a un cazzo. Questi servono solo per i bombardieri, una volta che sbloccate il numero di mitraglieri esperti. Questo qui serve per i mitraglieri quando non li state usando voi, ma li usa la CPU per difendervi dagli aerei che vi vengono incontro. E basta, non serve un cazzo, se voi avete un aereo non serve. Dovete fare solo questi e servizio di terra, e poi vabbè la qualifica se ce l'avete, basta. Questi non servono a niente, io ho sprecato un botto di punti, guardate, a portare fino a questi livelli qui. Cazzo, l'avessi saputo prima... È che nella descrizione in italiano, prima della patch, non c'era scritto. Qui in inglese, ecco la frasetta magica sotto: This skill only applies when the gunner is controlled by the AI. Quindi vuol dire che questa caratteristica viene applicata solamente quando il cannoniere è controllato dall'intelligenza artificiale. Non conta un cazzo. A meno che, vabbè, non usate un bombardiere, allora in quel caso avrei modificato al massimo qui. Sti cazzi, saperlo prima, adesso avrei sicuramente aumentato di un botto questi valori qui che sono importanti e anche qui la velocità di ricarica e la manutenzione delle armi. E vabbè, oh. Li rifarò con calma. Sicuramente se inizio un'altra fazione, cazzo ne so, americani o inglesi, che sono quelli che mi piacciono di più, sicuramente ora che lo so ci starò attento. Comunque, bando alle ciance. Allora, voglio usare questo aereo, anche se è un po' scarsetto per ora, però devo potenziarlo, quindi devo fare per forza punti con questo. Battaglia storica, andiamo all'attacco, cerchiamo... Oh, l'ho trovata subito. Speriamo di durare un pochino, perché ho fatto di quelle partite in cui 5 minuti per andare sull'obiettivo, 2 secondi per morire, arriva uno, due mitragliate, morto. E fa girare i coglioni. Speriamo che non sia questo il caso. Vediamo di riuscire a buttare giù qualcosina. E di solito non... sì, aspetta, abbasso un attimo il volume qui. Volume generale. Vi stavo dicendo che di solito non... Non amo molto giocare le battaglie storiche nella modalità un po'... È più realistico, sì, è carino, è bello quanto vuoi, però... È troppo lento, lento. E a me star là a aspettare, prepararsi, posizioni, tutto, mi stufo. Preferisco l'arcade, coi party... Cerchi l'obiettivo, spari, muori, fai quel cazzo che vuoi. È più tecnico qui, più tattico, sì, per carità. Però ci vuole tempo. Io purtroppo non è che abbia tanto tempo per giocare a questa modalità, insomma, ecco. È buono perché guadagni un botto di punti, quello sì. E soldi, un bel po' di soldi guadagni qui. Anche se perdi, comunque di solito guadagni un bel po' se riesci a buttare giù gli obiettivi. Se vinci poi fai jackpot. Allora, vediamo un attimo la mappa com'è. Allora, il nemico viene da là in alto, a sinistra. Vi
Qui ci sono anche i bombardieri nemici che arrivano per attaccare il punto A. Potrei andare verso. No, perché il nemico mi arriva proprio. Ok, sì. Andiamo dove ho puntato, quindi verso quella zona lì, 18 km. Lo so, molti hanno la tattica di andare il più in alto possibile per attaccare il nemico all'alto. Io ci ho provato e non sono capace, quindi volo basso, colpisco gli obiettivi di terra e quando vedo aerei che volano altezza sui 1000 metri così, allora cerco di ingaggiarli, se no lascio correre. Almeno non con questo aereo che non è ancora potente, insomma. Poi sicuramente di perdere 10 minuti per arrivare a 3-4 mila metri per poi venire abbattuto 20 secondi dopo non mi va. Allora, vediamo di. Oh, magari trovo qualche contraerea, artiglieria da buttare giù. Vedete, lì sono i bombardieri, sono 33 km, quindi ce ne vuole prima che arrivino. Cerchiamo di andare da questa zona. Ah, lì c'è un moschito che è ricognitore. Noi dobbiamo difendere questa città. Che è? Non so come si chiama. Bastogne. Ok, Bastogne. Siamo nel Belgio, quindi. Attenzione, vedete, lì c'è un Wellington. C'è un Wellington che può darmi non pochi grattacapi, eh? Ha una buona difesa e sa anche contrattaccare. Io sono da solo, naturalmente nessuno mi ha seguito fino a qui. Ah, proviamo a ingaggiare. Oh no, un altro Wellington, che due coglioni. Vabbè, proviamo ad ingaggiare questo, vediamo se riusciamo a fare dei danni. Anche perché ci sta distruggendo delle nostre postazioni e non va bene. Visto a buttare giù gli aerei portapunti. Ok. Vaffanculo! Me l'ha buttato giù il mio. Io posso fare un po' di. Sì, ma non conta un cazzo. Allora, vediamo di avvicinarci da questo allora. Abbiamo nemici in arrivo? No, non sembrerebbe. Più veloce. Ok, abbiamo già tanti aerei che ci stanno andando incontro, quindi io direi di andare sugli obiettivi di terra. Io vedo un puntino. Ah, è quello lì, il moschito. Niente di che. Possiamo. Allora, carramati no, non posso abbatterli. Questi sì, c'è antiaerea, antiaerea. Ok, puntiamo l'antiaerea sempre per prima, che è quella più pericolosa. Ok, quello è lontano. Nessun aereo mi punta. Buono, 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 buono. Diminuiamo la manetta perché sennò siamo troppo veloci. Facciamo una cosa del genere per rallentare. Ok. Pronti? Perfetto. Non ho subito danni. E ora abbiamo. Un tre veicoletti lì da buttare giù. Che cazzo? Che cazzo? No, 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 no. Ah, è arrivato il mio compagno d'arma forte. Dai, tu butta giù i carri armati che io non posso farlo perché non ho le munizioni apposite. Ah, c'è un'altra antiaerea, non l'avevo vista questa. Buono. C'è un altro veicoletto. Occhio all'albero, rischio. Abbiamo un altro veicolo. Ci penso io. Tu vai pure a distruggere. Ho visto delle postazioni antiaeree lì da qualche parte. No, 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 no,
La figura dell'Ereuzzo. Ok, dai, andiamo a buttare giù sta merda. Ah, sono due veicoli. Buono, 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 buono.
Hola. Direi di tornare alla base. Sì, non ho più munizioni. Quindi non avrebbe senso cercare di... Cazzo, un bel po' di strada, eh. È questo che non mi piace di questa modalità. I tempi lunghissimi. Ah. E adesso questi ci inseguono? No, speriamo di no. Non posso neanche... Non ho neanche munizioni per cercare di... Non c'è un compagno qua. No, devo raggiungere la base. Mi dispiace, non posso ingaggiare perché ho solo munizioni di ametragliatrice che non contano un cazzo. Questi sono i tempi morti di questa modalità che... Allora, loro sono in 2, 4, 6, noi siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stiamo vincendo. Con la nostra base là in fondo. Speriamo che nessuno gli venga in mente di buttarmi giù. Non c'è una base più vicina. Sti bastardi, non potevo mettere una base intermezza. No, devono farti fare... 10.000 km. Cerchiamo di metterci anche dritti perché sennò... Vediamo un po' come prosegue qui. Ok, nessun avversario in zona. Perfetto, posso dirlo ai miei compagni che io rientro alla base. Ritorno alla base, ok. Ho 6 munizioni per il cannone, 415 per la mitragliatrice, ma come detto, la mitragliatrice è inutile praticamente, finché non sblocco le munizioni avanzate. Nessuno butta giù? Ah no, è un B17, pensavo fosse un moschito. Siamo nella merda, eh? Cosa ci seguono giù tutta la città? Come siamo, obiettivi? Distruggi il cognitore nemico, ok, distruggi l'aeroporto. Mi sa che non abbiamo neanche bombardieri. Sì, abbiamo uno spariviero. E basta. E un BF-110C4. Però non so se ha le bombe adesso. Loro invece... Non posso vedere. Allora. Finalmente ci stiamo avvicinando alla nostra basetta. Ecco lì la pista, guardatela. Iniziamo con il diminuire bruscamente, tiriamo fuori anche il carrello. Prepariamoci un atterraggio, rifornimento. Non ho subito neanche danni alla struttura. Dobbiamo rallentare un po', facciamo un po' così. Ok, basta perché sennò andiamo in stallo e ci schiantiamo. Ok, ci siamo. Perfetto. Tiriamo i freni, cerchiamo di stare col muso in alto. Stavo per capotarmi, ma basta invertire il flap. Perfetto. No, no! Ma vaffanculo, va. Vabbè. Non so come mai si è impiantato. Stavo andando 3 all'ora. Ah, c'è un buchetto lì, eh? Però non me lo segnava. Si vede che non è niente di grave. Ho colpito un punto non critico. Altri danni, la struttura, un graffietto lì, sull'ala, un buchino. Perfetto. Ripartiamo. Speriamo bene. Cosa faccio adesso? Come siamo? Abbiamo tanti giocatori ancora. Prima ho visto uno che era tornato indietro.
Mi sa che bisogna provare a buttare giù anche questi B17, eh? Il punto A tiene. Questo è morto. Però vedi, me lo segna ancora in gioco. Quindi allora, siamo rimasti 1, 2, 3, 4, 5 contro 1, 2, 3, 4. Abbiamo vantaggio numerico, ma non so se come aerei siamo messi meglio di loro. Hellcat. Dobbiamo provare a buttare giù qualche aereo. Quelli no, quelli è impossibile attaccarli. 5 contro 1 con 30 miliardi di mitragliatrici che hanno e una corazza imperforabile. Dai, cerchiamo di andare da questo Hellcat. Lo dico anche ai miei amici che cerco di avvicinarmi a lui. Non buttarlo giù, eh. Dai, tu torna alla base e ricaricati. Cazzo, è lontanissimo questo spalviero. Dai, vai a bombardare. Ok, lui sta andando a rifornirsi. No, ho buttato giù uno pezzo di merda. Questo Hellcat è una bestia, vediamo. Due ne ha buttati giù. Due sto pezzo di merda. Ma finirà le munizioni, cazzo. E non sono abituato a mirare con questa modalità. Oh, buona. Buona. Grandissimi. Ho sprecato un bel po' di munizioni, però allora. Sono rimasti in 1, 2, 3, penso. Posso autocelebrarmi? No. Facciamo così. Ok, allora ragazzi, cosa abbiamo qua? Obiettivi di terra. Carro armato medio. Come mai sono così distaccati? Oh, qui c'è mi segnala un botto di unità. Porca troia. Ok. Andiamo a fare un po' di piazza pulita. Sono antiaeree. Eh sì. Antiaeree. Autoblindo, dai. Nessuno che mi viene incontro, ok, tu, bella. Non vedo aerei avversari in zona. Che cazzo è che mi spara? Ah, ok. Ah, mi sa che provo ad andare a buttare giù un po' di antiaerea qui, che è quella più pericolosa. Eccola là, vedete? Sì, ma dov'è il... Avevo un compagno qui, no? Se mi date una mano, magari riusciamo a liberarci di ste merde. Ok, via fuori i coglioni. Bisogna stare attenti a non andare in stallo e sbattersi contro gli alberi, sennò epic fail. Dai, stiamo giocando bene, sono quasi primo, ancora un paio di obiettivi distrutti e ci siamo. Ok. Tocca a te. Perfetto. Ne rimane una. Quanti colpi? 4. Uff. E 20 per mitragliatrice. Sarà una partita lunga questa. Mi sa che dovrò ancora tornare a fare rifornimento all'aeroporto. Intanto pensiamo a buttare giù questa merda. Ultima missione è fallito. Fanculo.
Occhio. Allora, un attimo, piano. Yes. Abbiamo 347 colpi. Alzati. Rischio. No, 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 che cazzo è? Ah, è il mio compagno. Sono cagato addosso. Ho detto no, un caccia in coda. Devi distruggere i carri armati perché sono quelli che sono che fanno punteggio. Io purtroppo non posso farlo, quindi cerco di arrangiarmi come posso. Spero di non venire abbattuto dalla, da queste mitragliatrici di merda. Ok. Abbiamo ancora quelli. Sono in vantaggio i nemici. Dai, 180 colpi, riusciamo a fare un passaggio ancora, a distruggere almeno un autoblindo. Purtroppo non posso fare altro. E i cazzi di carri armati non posso buttarli giù. Allora, rallentiamo. Ok, io punto a quello, grande. Ok, 60 colpi, no, non posso farcela. Farò un ultimo passaggio, vediamo se magari c'è carro armato medio, medio, ma non c'è più un cazzo qua, no? Lì c'è qualcosa, no? Ok, è rimasto quel carro armatino là, quell'autoblindo. Facciamo un passaggio così. Attenzione, attenzione, attenzione. Abbiamo un aereo che ci sta per venire incontro. Vediamo di sbrigarci e far fuori questa merda. E fuggiamo subito alla nostra base. Ecco, finito i colpi. Seguito un cazzo. Allora, ritirata. Sperando che... Dov'è l'aereo? Beh, è in alto. Affanculo. Dai, cazzo. Distruggere il porto nemico. Non lasciare che basta venire conquistata. È quello che sto cercando di fare, ma è dura senza bombe, un cazzo. Lo so. Allora, scrivo ai miei compagni di cercare di buttare giù tutti i carri armati. Devo tornare nella base, 4. Ok, l'aeroporto di là. Il tempo sta scadendo, lo so, ma... Sti cazzi. Siamo rimasti in tre cani. Uno, due, tre. Loro anche, però sono in vantaggio con gli obiettivi. Peccato, peccato. Potrebbe essere una bella partita, ma... Almeno sono riuscito a buttare giù un test, un bastardo. Non posso aiutarti, non ho munizioni. Allora, iniziamo con rallentare. Mettiamoci dritti, in linea con la pista. Dai, sparviero. Vai a buttare giù qualche obiettivo, dai, cazzo. Ok, aspetta, forse ho iniziato un po' troppo presto a rallentare. Lui mi sa che è nella merda. Ok. Perfetto, dai, rallentiamo. Facciamo un po' come prima, così. Dobbiamo cercare di arrivare sempre sotto i 200 a toccare terra, perché sennò ci si fa male. Ok. Dobbiamo fare più pressione sul nemico. Sta vincendo. Vai, che anche questo è un atterraggio perfetto.
sul muso. Occhio, non sbagliare. Ok, rallenta. Freni sì o sì? Oh, almeno stavolta non ci siamo schiantati, perfetto. Ah, stiamo perdendo, peccato, peccato. Però è stata una bella partita, dai. Riesco a finire come primo in classifica. Ho fatto 13 obiettivi di terra distrutti e un abbattimento aereo. Non male. Peccato che non siamo portati a casa la vittoria. Comunque spero di fare un bel po' di punticini, eh. Facciamo così. Scriviamo GG, tanto ormai è andata, quindi. GG, GG, GG. Peccato. Però dai, cazzo, primo in classifica della partita. Non male, non male. Per essere la mia prima volta che registro questa modalità più difficile, diciamo. Vediamo un po'. 16.000. Un po' di... Oh, buono. Ok. Abbiamo anche 904 punti. Posso quasi sbloccare un... Subito, subito facciamo questo. Sì. Attenzione ragazzi, sto per sbloccare il BF-109 G6. Probabilmente lo vedremo in azione prossimamente. Faccio degli screenshot, un attimo. Va. E è qua, perfetto. Allora. Ah, mi ha dato quasi 2000 punti. Quant'è che manca qua? Che bastardi, mi mancano 184 punti circa, sì. Vabbè, vuol dire che la prossima partita che faccio ce la faccio a sbloccarlo. Oh, è stata una lunga partita, quasi mezz'ora di video. Ve l'ho detto, che questa modalità è lunga e pallosa. Vabbè, magari se capita rifarò ancora, visto che è utile per sbloccare un botto di roba. Comunque fra poco avremo questo aereo e sostituirò questo, che comunque l'ho già ricercato al massimo, quindi non vedo perché tenere. Continuo a cercare di sbloccare... No, ho sbagliato. Questo qui, che è uguale praticamente. Bene ragazzi, allora spero che il video vi sia piaciuto. Vi saluto e ci becchiamo al prossimo video di War Thunder. Restate, mi raccomando, sintonizzati sul mio canale. Pollicione in su, se vi è piaciuto. Altrimenti, ciao!